ringrazio agli organizzatori per l'invito e specialmente per l'onore di presiedere a questa prima sessione del convegno. Come diceva già Salvatore Settis, conosco la scuola da molto tempo e sono stato presente qui nel 1984 a questo famoso convegno che Salvatore ha appena citato, che era veramente una svolta nella storia dell'arte, che era una svolta nell'applicazione dell'informatica nella storia dell'arte, proprio grazie al impegno che il Getty prendeva e grazie a quello che in questo paese si era costruito qui alla scuola normale. E bisogna ricordare forse anche un nome come Oreste Ferrari, che a Roma con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione aveva creato uno strumento molto importante. Quando ci siamo incontrati qui a Pisa, tutti aspettavano che questo convegno produceva dei standard, che si uniformava in qualche modo la storia dell'arte per poi poter applicare l'informatica. C'era un nome come Oreste Signori che lavorava qui alla scuola per i Getty una persona come Rick Holt che erano profondamente contrario a questo e con i quali mi trovavo molto bene per fare quello che il census necessitava. E credo che oggi ci siamo di nuovo a una svolta, a un nuovo bivio, quando tutti parlano di integrazioni delle banche dati. Già nell'84 dicevamo che bisogna continuare a leggere più di un libro e anche oggi bisogna consultare più di una banca dati. Bisogna fare i riferimenti, però un medico che deve fare un intervento su una persona che deve operare su un appendice non deve sapere niente sulla schiena del paziente e un dentista non farà mai un elettrocardiogramma salvo in casi particolari. Oppure quando vado in Sicilia non mi serve la geografia della Gran Bretagna e il Touring Club italiano ha fatto una serie dei libri dove si trova una mappa dell'Italia con tutti i volumi che ci sono, però non è che ogni volume mi spiega tutta l'Italia o tutta l'Europa o tutto il mondo. E credo che questo sia una cosa che sia importante in questo momento per le banche dati quando decidono in quale direzione vanno. Bisogna accettare, credo, e credo che non essere un fossile dell'84, che il libro è e rimarrà sempre un medio diverso delle banche dati. Significa che le banche dati, per la loro natura, saranno sempre incomplete, però devono avere come un libro, un tema, uno scopo. Il libro e le banche dati non potranno mai sostituire il libro, saranno sempre degli approcci diversi e per questo le banche dati scientifiche devono avere una struttura, devono essere più complesse di quanto non lo è una ricerca nel Google. Lì si trova tutto, nella banca dati scientifica bisogna arrivare con la conoscenza dello scopo per il quale è stato fatto. E anche qui può fare un esempio, perché quando scriviamo un libro nelle note non mettiamo mai la bibliografia completa, non è mai un catalogo ragionato sulle opere di una collezione, ma si sceglie sempre qualche cosa e se non siamo economici in questo senso con le banche dati, con l'integrazione delle banche dati, ci perderemo.
E questo sono delle cose che ai pionieri, e anche io mi ricordo molto volentieri degli incontri con Paolo Abarocchi, che ci fece anche l'onore di visitarci a Londra, che voleva dire molto per Paola Barocchi, che però si sapeva che quando c'era una cosa che aveva uno scopo, lei lo sosteneva molto volentieri. Per cui quando parliamo delle banche dati non bisogna arrendersi alla tentazione, però bisogna sfruttare il medium. Quando si ricorda il famoso Faust di Goethe, c'è il Wagner all'inizio che dice che lui sa tanto ma vuole sapere tutto, e questo è un errore che con le banche date non dobbiamo fare. Dobbiamo sapere che cosa vogliamo sapere, che cosa vogliamo comprendere, e questa è la grande differenza tra i due protagonisti in questa scena della cosa di Goethe, e sarà lo scopo della banca dati che gli darà la solidità. Questo credo che sia molto importante. Queste sono delle cose che volevo dire all'inizio, come introduzione, come forse anche spirito del passato, insieme a Salvatore. Una cosa che abbiamo messo in opera anche proprio in questi anni, 86 a Urbino, con Carlo Gasparri, che ha seguito sempre questi principi, e mi fa molto piacere che la prima conferenza di oggi sarà dato del LIMPC, del Lexicon Iconografico. Saranno due studiose, Pascal Linant Belfort e Anne-Violaine Zapados, credo che l'ho spiegato bene, e anche il LIMPC era già presente con una persona come Penny Small, era quel bellissimo nome, alla conferenza dell'84, era uno dei primi contatti con il census, e abbiamo definito ognuno il nostro territorio, abbiamo imparato molto uno dall'altro, e credo che sia un buon inizio che oggi questo sarà il primo contributo a questo convegno. Prego.